Amici, buongiorno. Avevo un programma stamane di parlare di funghi, di russule, di amaneti, eccetera, però ho aperto il giornale e quindi ritengo prioritario fare una velocissima riflessione sul tipo di processi. Dal processo breve, tanto contrastato, ora si è passati al processo lungo e io chiedo e mi chiedo, e forse tanti italiani si chiedono, a quando un processo tout court? Solo processo. La Lega sta architettando un meccanismo per convincere i propri adepti che le cose sono cambiate, che si sta muovendo, che sta facendo cose che erano nei loro programmi. Lo spostamento di ministeri da Roma alla Brianza. Gliel'avevano promesso e ora hanno addirittura fatto l'inaugurazione di un locale dove saranno trasferiti, dicono loro, i ministeri. La realtà è che si tratta di piccoli uffici periferici, tanto per dare un po' di fumo negli occhi ai loro iscritti. A proposito di questo, ma se qui anche pochi soldi fossero spesi per fare, che so, creare una struttura psichiatrica, un piccolo ospedale. In questa struttura psichiatrica, per esempio, hanno già un primo loro cliente importante, perché leggo che un certo Borghezio, l'uscita di Borghezio, quelle sono ottime idee, ma Calderoli chiede scusa, si parla della sanguinosa faccenda che è occorsa qualche giorno fa nella nazione, io ritengo, più civile del mondo, la Norvegia. Il primo internato potrebbe essere questo Borghezio. Arrivederci, amici.